Un momento, ma questa è possibile? Il capolavoro di Mosuke è questo. Io ho lavorato con il suo spettro per riportarla come era in origine. Oh, se sapessi, ero così preoccupato, così in ansia per Mosuke. E io ero preoccupato per te. Ma adesso lui ha trovato la pace. E speriamo che anche tu possa trovarla. Ma dimmi, dov'è? Se n'è andato. Voleva venire anche lui, ma aveva vergogna perché ti ha fatto aspettare tanto tempo. È tipico di Mosuke. Lui pensa che per salvare la faccia basti non farsi vedere. Immagino che ormai non hai più motivi per stare qui. Che meraviglia. Non ho saputo trattenermi, dovevo rileggerlo. Ma adesso è ora di dormire. Eh? Come? È già mattina. Oh no, mi sono dimenticato di completare la lista di quello che serve alla squadra. Ma dov'è? No, no, non è questa, neanche questa. Beh. Oh cavolo, il tramonto è davvero meraviglioso. Emily, i tramonti sono sempre diversi ogni giorno. Ma per te è il sole a essere diverso? No, lui è lo stesso. Infatti, il sole non cambia mai. E fa sempre gli stessi movimenti, giorno dopo giorno. In natura, tutto è sempre uguale a se stesso. Tutti gli animali e le piante non cercano mai di essere diversi da ciò che sono. Ascoltami. Non devi sforzarti di scrivere se non te la senti. Devi essere te stessa e fare soltanto ciò che desideri fare. Prima o poi sono certo che ti tornerà l'ispirazione. Ti fidi dello zio Jimmy, eh? Io so che ricomincerai a scrivere. È solo questione di tempo. Sono sicuro che tuo padre sarebbe d'accordo con me. E anche il signor Carpenter. Scusate per il ritardo, ragazzi. Ultimamente non mi sono sentita troppo bene. Per questo mi ci è voluto un po' per arrivare fin qui. Sei tu, Kabuto. Ciao, Lee. Sei ancora viva? Dicevi che non esistono i paladini della giustizia, esatto? Smettila con queste fesserie. Se è vero che non ne esistono, allora... Allora ognuno di voi dovrà diventare... un paladino della giustizia. Io non so che cosa sia accaduto quel giorno con Ryuro nel bosco in cui mormora il vento. Ma Rao è cambiato. Dove stai andando, Rao? Le tue ferite sono ancora fresche. Ah! Aspetta! Notizie su dove è andato il re? Ancora nessuna. Ma a quanto si dice, sta visitando i più noti maestri di arti marziali di ogni regione. Cosa hai detto? Sei bellissima. Cerimonia di inaugurazione dei Krusty Krab 2, dove Mr. Krab si presenterà a tutti il nuovo manager. E vuoi sapere chi sarà Gary? Chiederà la mia collezione di 374 premi consecutivi per il miglior impiegato del mese. SpongeBob SquarePants!
Sono pronto. Promozione. Come definiresti un vero amico? Secondo me, un amico è qualcuno che per te è importante. Capisco. Allora questo dovrebbe fare di noi dei veri amici. Indossi sempre questo anello. Non lo levi mai. No, mai. È stato il mio principe a darmelo. Non l'hai tolto neppure quella notte? No, fermo. Non vuoi tradire il tuo principe? Marina! Coraggio, dimentica quello che è successo. No, capitano, non ce n'è più bisogno. Ma che stupidaggini stai dicendo? Devi tornare a bordo con me. No, non posso più tornare su Lacario. E perché? Perché ho ingannato lei e tutti gli altri. Io sono una meccanoide proprio come quelli che hanno ucciso la sua famiglia, capitano. Il tempo corre senza fermarsi mai. Se guardi avanti, puoi vedere il futuro. Ma se guardi indietro, vedrai solo il passato. E io voglio vivere guardando sempre avanti. Per me oggi e domani sono più importanti di ieri. Non fuggire e combatti insieme a me, Marina. Per tutti quelli che oggi vivono sulla Terra, siano essi umani o meccanoidi. Oh, Zero, avrei dovuto conoscerti molto tempo fa. Su, non fare la stupida, insomma, non l'hai ancora capito. Io ho bisogno di te adesso. Ti prego, rimani con me, Marina. Non dovrai più sacrificarti per il tuo popolo. Non devi più sopportare il peso della corona. Mi occuperò io di tutto. Non capisco. Che cosa vuoi fare, figlio mio? Succederti al trono, padre! Chiudi gli occhi. Adesso che i miei si sono aperti. Questo regno cadrà. E dalle sue ceneri sorgerà un nuovo ordine che scuoterà le fondamenta del mondo.